Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con i nuovi provvedimenti previsti dal Ministro della Salute che dividono l'Italia praticamente in due, con Veneto, le Marche e la provincia di Trento che si aggiungono alle altre regioni arancioni, mentre nove restano in zona rossa, almeno per un'altra settimana. Inoltre, in questi giorni 3, 4 e 5 aprile si apre la parentesi di Pasqua, un lockdown leggermente più morbido, consentendo gli spostamenti. In questi 3 giorni è vietata la mobilità nel proprio comune, se non per attività motorie vicino casa o per andare a trovare amici e parenti per un massimo di 2 persone, che però non conteggiano i minori di 14 anni conviventi. Ecco perché, anche grazie ad un controllo di circa 70.000 uomini delle forze dell'ordine, saranno intensificati i controlli e posti di blocco non solo nelle strade, ma anche in parchi e spiagge. Per quanto concerne Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Val d'Aosta e Campania, si dovrà attendere il monitoraggio della prossima settimana per poter sperare di poter abbandonare la zona rossa. Come si diceva, invece, Veneto, Marche e la provincia di Trento sono state promosse in arancione, idem dicasi con la conferma di Lazio, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna, Umbria e la provincia di Bolzano. Sul punto ascoltiamo le parole di Gianni Rezza in cabina di regia. Questa settimana migliora leggermente la situazione epidemiologica in Italia. L'RT scende di poco al di sotto dell'unità, siamo intorno a 0,98 ed anche l'incidenza vede una lieve diminuzione. Stiamo a 233 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti, però è sempre elevata perché è vicina alla soglia dei 250 per 100.000. È elevato purtroppo il carico sulle strutture sanitarie, il tasso d'occupazione dei posti di terapia intensiva è intorno al 41%, quindi ben al di sopra della soglia critica del 30%, ed anche in area medica stiamo a un tasso di occupazione del 44%, quindi superiore alla soglia critica del 40%. Data la frequenza di riscontro di varianti come la variante inglese, che ormai è predominante nel nostro paese, anche quella brasiliana che sta intorno al 4%, ma è particolarmente diffusa in alcune aree dell'Italia centrale, è bene continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, rispettare quelle che sono le regole stabilite dalle autorità sanitarie, ed è particolarmente importante in questo momento accelerare la campagna vaccinale. Ora un fatto di cronaca a Brescia perché 2 bottiglie incendiarie sono state lanciate contro il centro vaccinale di Via Morelli, proprio a Brescia. Non si registrano feriti, ma i danni sono presenti comunque a un tendone adibito a sala mensa. Il centro è stato realizzato con i fondi della raccolta Aiutiamo Brescia, che è stato realizzato durante la prima ondata del Covid. Una parte della struttura è stata parzialmente bruciata nell'atto illecito. Era successa un atto intimidatorio analogo anche 2 settimane fa a Roma, qui è stato incendiato il portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, lo ha definito un atto ignobile. Questo episodio, fortunatamente, non si registrano feriti e soprattutto l'incendio non si è propagato, ma stiamo cercando con l'aiuto delle forze dell'ordine di ricostruire per questo episodio, per andare a identificare i responsabili di questo gesto assurdo e malavitoso, ha concluso il governatore Lombardo. Ora, i nuovi dati Covid nazionali diramati dal Ministero della Salute sono 21.261. I nuovi positivi a fronte di 359.214 tamponi processati. Le persone scomparse sono state 376. Leggero aumento delle terapie intensive, 10 in più, con 234 ingressi giornalieri, con un totale di 3.714 persone ricoverate appunto in terapia intensiva, mentre invece i ricoveri ordinari proseguono la discesa con 215 unità in meno. In Campania invece sono 2.314 i nuovi positivi al test nelle ultime 24 ore a fronte di 19.403
tamponi molecolari esaminati. Ancora alto il numero dei sintomatici, sono 757 le persone che hanno mostrato appunto sintomi del Covid, in leggero aumento la curva dei contagi, ieri era all'11,11%, oggi è all'11,92%, le vittime sono 34, di cui 32 nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza, ma contabilizzate soltanto nel più recente bollettino. I guariti invece sono stati 1.968. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, leggero calo delle terapie intensive, si passa dai 155 di ieri ai 152 di oggi, mentre invece sono in aumento i posti letto di degenza ordinaria, si passa dai 1.558 della giornata di venerdì ai 1.567 di oggi. Restiamo in Campania perché il presidente Vincenzo De Luca ha fatto il punto sui lavori per la riapertura della strada statale 163 Amalfitana, a margine di una riunione tenutasi proprio con l'ANAS, il comune di Amalfi e la Protezione Civile. Abbiamo voluto fare una verifica con il sindaco di Amalfi, con i dirigenti dell'ANAS, la Protezione Civile, per verificare lo stato di attuazione dei lavori. Devo dire che abbiamo fatto veramente un miracolo. Si è lavorato in pratica da un mese e mezzo, il cantiere era stato sequestrato, abbiamo avuto un livello di efficienza straordinaria da parte dell'ANAS, un livello di collaborazione eccellente da parte del comune, dei tecnici. Beh, veramente siamo soddisfatti. Non completeremo ovviamente per il giorno dell'apertura il lavoro di consolidamento del costone roccioso. Abbiamo garantito al comune di Amalfi 4 milioni di euro, è un lavoro che andrà avanti per alcuni mesi ma non interromperà la viabilità. Credo, toccando ferro, che per il mese di aprile saremo in grado di riaprire al traffico la statale. È stato importante raccogliere in tempi straordinari tutti i pareri. Credo che sia stata decisiva anche l'ordinanza della Regione relativa alla pubblica incolumità. Era un problema reale perché non potevano passare neanche le ambulanze, quindi c'era il rischio che persone potessero perdere la vita. E questo ha sollecitato tutti quanti a dare i pareri ad horas, anziché, come sempre capita in Italia, dopo anni. Il desiderio di lasciarsi il Covid alle spalle è emblematico. In tutta Italia e da Torino arriva una notizia importantissima, perché per dare un importante contributo alla campagna vaccinale oltre 100 medici e odontoiatri torinesi si sono offerti volontari per supportare l'inoculazione dei vaccini anti-Covid. Gli stessi, in sinergia con numerose associazioni cittadine, svolgeranno l'attività di somministrazione dei vaccini sotto il coordinamento e la supervisione dell'Ordine, che si occuperà di garantire la formazione dei medici coinvolti. L'idea sul punto è quella di velocizzare la campagna di vaccinazione, soprattutto a favore delle persone più fragili che ancora non hanno ricevuto il vaccino e che hanno bisogno di una maggiore protezione. Un accordo importante che ha raggiunto l'ASL Città di Torino con i medici che vi hanno aderito. Nuovo blitz della Guardia di Finanza e della Procura di Torre Annunziata nei confronti di un dirigente dell'ufficio tecnico di Torre Annunziata, già in carcere con l'accusa di aver intascato mazzetta da 10.000 euro da un imprenditore come contropartita di un affidamento di lavori di adeguamento delle aule didattiche comunali con riferimento alle normative anti-Covid, contestati all'ingegnere, che già era recluso presso il carcere di Poggioreale, il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità. Come scrive l'agenzia ANSA, l'uomo per i finanzieri sarebbe stato indotto a versare 2.000 euro per ottenere lo sblocco dei pagamenti relativi a due appalti comunali affidate a due diverse aziende riconducibili a supino per lavori di manutenzione straordinaria in alloggi di proprietà comunale. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica con i dati diramati dall'ASL di Terra di Lavoro. I positivi delle ultime 24 ore sono 374 a fronte di 2.474 tamponi processati, con il tasso di incidenza che risale in maniera importante, supera il 15 e si attesta al 15,11%. I guariti sono stati 269 nel saldo complessivo. Si certifica un aumento di 98 persone positive in tutta
la provincia. Per quanto concerne le singole città, Caserta è in vetta per numero di casi attivi con 618 positivi, segue Maddaloni con 493, Marcianise con 484 e poi Aversa con 329. Notizia importante per il territorio di Teano, lo ha comunicato il sindaco Dino D'Andrea con un messaggio sui social, e questa notizia prevede la conversione del drive-in dei tamponi della collina Sant'Antonio in centro vaccinale presso la struttura dell'Annunziata. Il primo cittadino ha scritto che grazie ai contatti avuti con l'unità di crisi regionale, nonché il Ministero della Difesa e la dirigenza ASL, questa richiesta è stata accettata. Dunque ci sarà la possibilità di poter procedere con la campagna vaccinale sul territorio. Il sindaco e l'amministrazione, dice D'Andrea, garantiranno tutto il supporto fondamentale per il buon funzionamento della struttura, ed è richiesto un ufficio medico per l'effettuazione di anamnesi e dedicato ad ambulatori vaccinali e due sottufficiali infermieri. Si consentirà di effettuare circa 200 vaccinazioni al giorno tra le 8 alle 14, da lunedì al sabato. Una notizia importantissima proprio per una struttura che già era presente per l'esecuzione dei tamponi molecolari, adesso verrà utilizzata per cercare quanto prima di poter uscire da questo brutto periodo. Il sindaco ha concluso il messaggio ringraziando il direttore generale dell'ASL e i generali Ceccarelli e Pasqua per il supporto e la fiducia proprio all'amministrazione D'Andrea sul territorio di Teano. A Caserta un fatto di cronaca particolarmente clamoroso, perché un piromane nella notte per circa 7 ore ha seminato il panico per le strade della città, appiccando il fuoco all'esterno di numerosi negozi e parchi privati. Già dopo la mezzanotte i vigili del fuoco di Caserta, allertati dai residenti locali, sono intervenuti presso via Settembrini dopo un principio di incendio all'esterno della nota cicchetteria con le fiamme che hanno danneggiato la saracinesca e la facciata. È arrivata anche una seconda telefonata nella vicina via Giotto con un altro rogo con dei rifiuti che sono stati dati alle fiamme all'esterno di un parco privato. È stata confermata la natura dolosa dell'atto e sono in atto le indagini delle forze dell'ordine. Chiudiamo con il calcio, vittoria importante per il Napoli che batte il Crotone 4-3 dopo una partita di sofferenza, ma ottiene il quarto risultato utile consecutivo. Le reti sono state siglate da Insigne, Osimhen, Mertens e Di Lorenzo per i partenopei, doppietta di Simi e gol di Junior Messias per i calabresi. Una montagna di emozioni, ma alla fine ancora una volta per il Crotone si rimane a bocca asciutta dopo la precedente prestazione contro il Bologna. Intanto il Napoli continua a sognare la Champions League, vola a 56 punti in classifica e c'è proprio la sfida Champions il prossimo mercoledì all'Allianz contro la Juventus. E inoltre, grazie al contestuale pareggio tra Roma e Sassuolo, gli azzurri si allontanano proprio dalla compagine della capitale. Al momento il Napoli è al quarto posto, a meno 2 dall'Atalanta e a meno 4 dal Milan, che è stata fermata oggi a San Siro dalla Sampdoria. La Pasqua invece è amara per la casertana, che è stata sconfitta allo Stadio Pinto dal Palermo, e le parole nell'analisi di mister Guidi, che ha affrontato così la partita al triplice fischio in conferenza stampa. Sentiamo. Penso che la squadra abbia fatto una buona prestazione. Chiaramente sono stati commessi delle ingenuità e poi ci sono anche le qualità dell'avversario, perché Luca è un giocatore che sulle palle alte fai fatica a contrastarlo in qualsiasi maniera. È un giocatore di 2 metri e poi ha abilità e scelta di tempo, unita alla qualità del cross dei giocatori del Palermo. Quindi io penso che sicuramente potevamo fare meglio sul posizionamento della prima punizione, perché abbiamo fatto crossare con troppa facilità, e sul terzo gol. Insomma, nelle 3 segnature del Palermo sicuramente ci sono state delle sbavature che abbiamo pagato a caro prezzo, però è vero anche che la squadra ha giocato e dal punto di vista del gioco secondo me ha messo in palese difficoltà il Palermo, che è una squadra, non ci dimentichiamo, che non la guardiamo, non la,
Etichettiamo come da decimo posto, nono posto. Questa è una squadra che doveva stare nelle prime 3-4 posizioni per la qualità dei giocatori che ha e per la rosa profonda che ha, perché insomma in panchina che non entra nemmeno Saraniti, insomma la dice lunga, oppure avere la possibilità di mettere Martin, Bro, Rauti, Konaté, Canutè, insomma Marconi. È una rosa eccezionale. La differenza in partita è stata che nel primo tempo loro hanno fatto tre azioni, hanno fatto tre gol, noi abbiamo fatto 3-4 azioni e purtroppo ne abbiamo segnato uno solo e abbiamo commesso un'ingenuità sulla palla in uscita del terzo gol, perché potevamo andare a riposo sul 2-1, avrebbe sicuramente fatto, sarebbe stata secondo me un'altra partita, però anche nel secondo tempo la squadra ha giocato. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e a nome di tutta la redazione auguro a tutti voi un buon periodo pasquale. Arrivederci.